Quindi siamo nel caso di una riunione, di una società fittizia, non esiste, una società che si chiama Goodwood, e c'è la riunione mensile dei dipendenti. Benvenuti a tutti. Cominciamo la riunione. Il primo punto all'ordine del giorno è la decisione di espandere la nostra linea di prodotti. Vogliamo essere in grado di offrire ai nostri clienti pannelli in legno tropicale, in particolare essere in grado di offrire diverse qualità, tra cui il legno massello compensato e l'MDF impiallicciato. Vorrei ricordare due cose. In primo luogo, la nostra politica aziendale attribuisce la massima priorità ai prodotti certificati. Le uniche eccezioni consentite sono quando nessun prodotto simile è disponibile sul mercato. In secondo luogo, per ogni nuovo prodotto che mettiamo sul mercato, dobbiamo applicare il nostro sistema di dovuta diligenza, in conformità con le normative europee. Propongo un piano d'azione in tre fasi. Innanzitutto trovare i prodotti e i fornitori giusti, per questo mi affido al team commerciale. Poi garantire che il sistema di certificazione relativo ai prodotti identificati sia ben integrato nel nostro SDD, sistema di dovuta diligenza. Se necessario, aggiornare questo SDD e me ne occuperò io. Infine, applicare il nostro SDD ai prodotti per verificare il basso rischio di illegalità prima che vengano immessi sul mercato e lo faremo insieme. Cominciamo lavorando sui pannelli di compensato. Siamo a conoscenza di un produttore di pannelli con sede in Cina, ha un'ottima reputazione. Il loro sito web fa riferimento al compensato Documento. Possiamo scegliere tra dell'FSC 100%, del Mix 70% e del Control Wood. Il nostro SDD include già l'uso di prodotti certificati FSC. In particolare, dobbiamo giustificare che il sistema FSC 1 sia robusto e rispetta i criteri di qualità definiti dalle UTR, 2 ci consente la tracciabilità e il controllo dei materiali lungo le catene di fornitura e integra le 5 categorie legali richieste. Inoltre, le nostre procedure fanno riferimento alla guida preparata da FSC che include questi elementi, ed eccola qui. Dobbiamo anche essere attenti sui casi in cui vi siano possibili carenze e problemi in paesi specifici. Ci siamo accorti infatti che le carenze documentate si verificano spesso nei paesi con alti tassi di corruzione. Per facilitare il nostro lavoro abbiamo quindi deciso di rafforzare i controlli per i paesi con indice di corruzione percepita inferiore ai 45. E quindi il nostro albero decisionale ci dice: il sistema di certificazione utilizzato è approvato nelle nostre procedure di dovuta diligenza? Sì, questo primo passo lo confermo, questa condizione è verificata per il sistema FSC. Chiamiamo il fornitore per chiedere informazioni sulle specie e sui paesi di raccolta. Angelo. Documento dei nostri pannelli proviene dal Gabon. Alcuni sfogliati interni sono in pioppo e provengono da altri paesi. Vi invio una tabella riassuntiva. Ecco l'email. Quindi vediamo che in allegato ci mandano le specie, abbiamo del locume del Gabon, ma anche del pioppo, FSC 100% dalla Cina, se no del misto, 70% del FSC Control Wood dagli Stati Uniti. Ecco il primo documento in allegato, quindi vediamo che TGI in Gabon vende a Dewa i placcati in certificati FSC 100% e TGI ha comprato dal fornitore SEOBE Gabon, quindi dei tronchi, anche questi certificati, vediamo FMCOC, quindi dalla foresta, una certificazione forestale. Il CPI del Gabon è di 30. Secondo le nostre procedure, dobbiamo avere una catena di approvvigionamento chiara e documentata fino alla foresta. Sulla base dei documenti ricevuti è il caso. Alla base c'è la concessione forestale SEOBE che ha il suo certificato di gestione forestale, poi TGI, il trasformatore che fabbrica di sfogliatura, sfogliati, è certificato, e poi Dewa, produttore, per il quale però non abbiamo il certificato, il codice. Controlliamo la validità dei certificati FSC di questi tre fornitori.
Se clicchiamo sul sistema possiamo andare sul sistema di ricerca, facciamo per il codice, cerchiamo per esempio SEOBE, eccolo, mettiamo FMCOC, cerchiamo e lo troviamo. È un'azienda certificata con certificato valido, se lo apriamo troviamo anche tutte i prodotti e quindi i bronchi in questo caso con tutte le specie, ma una cosa da notare è che il vantaggio nelle certificazioni di gestione forestale è che possiamo trovare sul database FSC tutti i rapporti pubblici degli ultimi anni, quindi possiamo andare a cercare su quello in inglese o dell'ultimo, lo apriamo senza entrare nei dettagli, vediamo che abbiamo le informazioni su quando è stato realizzato, sulle esigenze, le eventuali non conformità, il perimetro, il numero delle concessioni, la superficie delle concessioni, dove si trovano queste concessioni, quindi sicuramente è una fonte di informazioni importanti. Possiamo trovare anche, fare il controllo per quanto riguarda, se vogliamo, TGI stessa cosa, lui è una catena di custodia, quindi avremo l'1.09.734, avremmo potuto fare per nome, ma avrebbe dato lo stesso risultato, a volte quel nome è un po' complicato, stessa cosa, certificato valido e specie integrata all'interno, quindi tutto va bene. Se però andiamo con DEWA non possiamo fare il controllo, ci mettiamo DEWA, facciamo un controllo, vediamo, ci sono diverse DEWA TB, per esempio questa vende i prodotti, li abbiamo trovati, vendono il prodotto che cercavamo, quindi si sono certificati. Abbiamo ulteriori informazioni riguardo la componente Pioppo? No, non abbiamo ricevuto niente a riguardo. Restiamo attenti. Recenti indagini dell'FSC hanno evidenziato violazioni del sistema in atto da parte di società cinesi che commercializzano compensato con facce in legno tropicale. E questo è il nostro report da FSC, quindi teniamolo in considerazione. Ciò significa che l'intero sistema è screditato, è inutilizzabile? Assolutamente no. Da un lato possiamo vedere chiaramente che il sistema stesso integra azioni per combattere le frodi e gli abusi, e questo è piuttosto un buon segno. Dobbiamo solo essere consapevoli dei casi e dei contesti particolari in cui è probabile che ciò accada. Questo è il motivo per cui le nostre procedure richiedono una migliore tracciabilità per alcuni paesi. E seguiamo quindi le nostre procedure. Per il pioppo cinese il CPI è 42, chiederemo la tracciabilità di tutte le entità fino alla foresta con il supporto delle fatture. Per il pioppo degli Stati Uniti ricercheremo la tracciabilità invece di tutte le entità ma fino all'esportatore statunitense. Sulla base di questi elementi prenderemo una decisione su quale prodotto scegliere. Possiamo davvero fidarci dei prodotti Control Wood? I prodotti Control Wood sono un po' particolari. Innanzitutto possono essere venduti solo con una dichiarazione di certificazione tra aziende certificate. Questa informazione non è comunicata al consumatore finale. Ecco le dichiarazioni di certificazioni che si possono trovare sulle etichette. Control foreste certificate, foreste Control Wood e riciclate. I prodotti Control Wood possono provenire da una foresta certificata Control Wood, che quindi soddisfi i criteri di legalità, ma non include tutti i criteri di sostenibilità, come una foresta gestita in modo sostenibile. Più comunemente possono provenire da una foresta non certificata. In questo caso sono stati oggetti di un'analisi del rischio di illegalità da parte di un operatore di catena autorizzato. Questo operatore avrà un codice di certificazione CSC Control Wood. Ecco un esempio. Per quanto riguarda il rischio di illegalità a livello del paese di origine, possiamo quindi concludere per un rischio basso indipendentemente dalla dichiarazione di certificazione. Stiamo ancora aspettando i documenti di tracciabilità richiesti per mitigare il rischio di una falsa dichiarazione.
Infine, al di fuori dei nostri obblighi normativi, possiamo orientare la nostra decisione se vogliamo promuovere la quota di legno proveniente da foreste certificate in gestione sostenibile. Esaminiamo ora le possibilità di fornitura di pannelli in massello lamellare. Suggerisco di concentrarsi sul legno proveniente dal Camerun. Vediamo la disponibilità delle risorse direttamente sui database online delle certificazioni forestali presenti nella regione. Non riesco a togliere. Scusate. Ecco. Quindi. Il puntore. Se clicchiamo su PFC, non riuscivo a liberarmi del puntore. Possiamo andare a verificare se troviamo qualcosa in Camerun. Country. Camerun. Lanciamo la ricerca, cerchiamo qualcosa di PFC. Per il momento non ci sono disponibilità di prodotti PFC in Camerun. Possiamo cercare su FSC, possiamo cercare su OLB, diciamo che cerchiamo su FSC. Mettiamo... Camerun, cerchiamo, up. Facciamo, semplifichiamo, up. Alisco è un'azienda che può fornire dei prodotti certificati in Camerun. Poi potremo verificare OLB, ci sono diversi fornitori OLB, adesso andiamo un po' veloci. Cioè, OLB non ha veramente un database, ha un file PDF disponibile sul sito Bureau Veritas. Legal Source di Preferred by Nature hanno un database, ma in questo momento non ci sono fornitori in Camerun, scusate. Abbiamo già una lista delle aziende preselezionate. Chiediamo ad un agente di vendita in loco di proporci qualcosa e di occuparsi delle pratiche burocratiche. Posso proporvi del legno certificato OLB. Vi invio una fattura pro forma. Tornando al nostro albero decisionale, il sistema di certificazione utilizzato è approvato nelle nostre procedure di dovuta diligenza? Il nostro sistema non include ancora la certificazione OLP. Mi occupo di ricercare degli elementi di valutazione che ci permettano di giustificare la sua conformità ai criteri dell'UTR e aggiornerò il nostro sistema DD in base a questi elementi. Ecco il documento ricevuto dall'agente, quindi della Zobe proveniente dal Camerun, manca la dichiarazione di certificazione sulla fattura. Inoltre il nostro agente non è presente nel database delle aziende certificate OLB per la catena di custodia. Possiamo fare la verifica sulla lista dei certificati OLB, vedremo che Agent Timber non fa parte, non è in questa lista OLB. Si tratta quindi di una catena di custodia interrotta. In ogni caso dobbiamo identificare la catena di approvvigionamento fino alle foreste certificate OLB. Sarà quindi necessario un campione di fatture con la dichiarazione OLB, dalla foresta ad Agent Timber. Me ne occupo. Abbiamo ricevuto tutti i documenti richiesti da Agent Timber. Quindi il fornitore Siencam che vende a Agent Timber della Zobe certificato OLB, c'è pure l'indicazione della concessione forestale e poi ce n'è un altro dove sempre Siencam vende ad Agent Timber, in questo caso l'origine è una Vendée-Coupe Vessé, non è un UFA, l'UFA è una concessione forestale di grandi dimensioni con... dove la gestione è su lungo termine. Le Vendée-Coupe sono delle piccole zone dedicate che sono state attribuite alla gestione forestale, all'utilizzazione forestale, diciamo così, e l'OLB recentemente ha integrato questa tipologia di foreste di utilizzazioni nel suo perimetro di certificazione. Al ricevimento dei prodotti completeremo il nostro dossier con fattura finale di Agent Timber e documenti di esportazione disponibili.
Con queste fatture la tracciabilità è ben confermata tra la foresta e Agent Timber. Dopo un esame ritengo che il sistema OLB integri correttamente le categorie giuridiche pertinenti e soddisfi i criteri delle UTR. A livello forestale quindi non vi è alcun rischio di illegalità poiché vengono condotte solide verifiche da parte di organismi terzi. Agent Timber non prende possessione fisica del legno segato, il legno ci sarà inviato direttamente dalla segheria. Non acquisteremo un prodotto con una dichiarazione di certificazione da Agent Timber, non potremo vendere questo prodotto certificato con una dichiarazione certificata ai nostri clienti. Fatemi sapere se questo ha un impatto commerciale. Per quanto mi riguarda, questo non cambia il rischio di illegalità, poiché il rischio di mescolarsi con il legno che proviene da un'altra foresta non certificata è basso. A questo punto siamo con il LMDF impiallacciato. Abbiamo individuato il produttore in Vietnam. Vietnam indica che dispone di pannelli certificati PFC. Deve inviarci una fattura pro forma. Il sistema PFC è già integrato nelle nostre procedure di dovuta diligenza. L'albero decisionale è lo stesso dei prodotti FSC. Ecco la loro mail. Apriamo l'allegato. Aniegre su MDF con dell'Aniegre. Estraneo c'è solo il logo PFC. Non si parla di certificazione chiaramente correlata al prodotto, né di codice di certificazione. Controlliamo se questa azienda è nel database PFC ufficiale. Best panel. Ecco. Possiamo cliccare, mettiamo best. No, questa azienda non è certificata. Ah, scusate, ho cliccato di nuovo. Op. Infatti, noi acquistiamo prodotti certificati, ma la nostra azienda non è certificata. Un'altra catena di custodia certificata interrotta? Chiediamo chiarimenti sull'origine del legno e delle specie. Invio degli esempi di fatture per i nostri fornitori. Questo è ciò che abbiamo ricevuto per l'MDF. Una fattura di Eger Gagarin via Best Panel e un'altra di Eger Wiesmann. Sono quindi due fonti diverse. Per una di loro vedo la dichiarazione di certificazione, per l'altra invece sembra che i prodotti non siano certificati. Se ho capito bene, ci sono due fabbriche dello stesso gruppo che inviano i pannelli. Andiamo a controllare nel database ufficiale PFC. Jäger Gagarin, facciamo un controllo. Quindi Jäger Gagarin, eccola qui, è terminata, non è un certificato valido, questa è una gestione forestale. Ah, ecco il nuovo certificato di Jäger Gagarin, certificato valido SGS. Ok, questa azienda è certificata. Se andiamo a cercare l'altra, e si trova in Russia. Ismar. Eger Wiesmann, valido, si trovano in Germania, è un'altra fabbrica dello stesso gruppo Eger. Ok. Quindi Io ho cercato sul sito del gruppo e ho trovato una dichiarazione sulle specie e di paese di origine di tutti i loro prodotti. Il documento che vediamo qui sotto risale a ottobre 2020 ed è quindi aggiornato. Andiamo a vedere le due fabbriche in questione. Quindi, Troviamo questo documento sul sito di Egger.
E possiamo vedere l'impianto di Gagarin e di Wismar. con le origini e come richiesto da c'è una possibilità di avere informazioni pure sulle specie. Ottimo. Ok, quindi possiamo considerare questo documento come ancora applicabile e possiamo quindi conoscere le regioni di provenienza e le specie dei pannelli provenienti dalla fabbrica russa. Sulla base della fattura ricevuta si tratta di pannelli non certificati. Anche se possiamo avere pannelli certificati PFC da questa fabbrica russa, il CPI è comunque in Russia di 30. Applicare le nostre procedure equivarrà a risalire le catene di approvvigionamento fino alla foresta. È possibile, però ci vorrà più tempo. Il rischio invece è inferiore con i pannelli che arrivano dall'origine europea, quindi dalla Germania. Bespanel può assicurarci che i pannelli che acquistiamo siano esclusivamente quelli della fabbrica di Wismar in Germania? Sì, questo è possibile. Bespanel non è soggetto a una standard di catena di custodia verificato da terze parti. Sarà quindi necessario raccogliere ulteriori elementi che permettano di concludere che esiste un basso rischio di mescolamento al loro livello. Per cominciare, potremmo programmare un incontro in videoconferenza con Bespanel per capire come funziona il loro stabilimento di produzione. Potranno descriverci le loro procedure di ricezione, stoccaggio, produzione e invio dei prodotti. Questo ci consentirà di trarre una prima conclusione. Un membro del team di vendita sarà in visita in Vietnam tra 6 mesi. Possiamo cogliere l'occasione per visitare Bespanel, realizzare delle osservazioni dirette sulla separazione fisica e la tracciabilità del prodotto all'interno dello stabilimento. Perfetto, sarà importante redigere un rapporto sulla visita in loco che menziona queste osservazioni. Sarà registrato nell'archivio della dovuta diligenza di questa catena di fornitura. Abbiamo abbastanza materiale sull'MDF. Cosa sappiamo dell'impiallacciatura in legno di questo prodotto? Questo è ciò che abbiamo ricevuto per il placcato. Sotra Congo vende a Bespanel del Anigre Robusta in Congo, altrimenti c'è un altro fornitore in Costa d'Avorio e un altro in Ghana. Ma nessuno di questi sfogliati è certificato. Dopotutto, questa è solo una minima componente del prodotto finale. Questo è vero, ma per l'OTR non fa differenza, dobbiamo applicare il nostro SDT. Se questi prodotti non sono certificati, nessuno ne ha valutato la legalità e quindi spetta a noi farlo. Ci sono molti rischi di illegalità legati alla raccolta del legno in questi 3 paesi. Possiamo identificare se qualche azienda propone dell'aniege certificato? Diamo prima un'occhiata al database FSC, possiamo fare una ricerca per specie. Possiamo cercare per specie. Robusta. Livello di gestione forestale. Abbiamo 6B che può proporla e ha diverse foreste certificate. Bespanel può rivolgersi all'azienda 6B in Congo per procurarsi del legno certificato FSC per l'impiallacciatura in Anigre da includere nei nostri prodotti. Sì, per noi è possibile. Possiamo quindi dire che questa catena d'approvvigionamento è approvata. Abbiamo Seibe che ci fornisce il veneer, Egger Wismar con i pannelli e poi arriviamo al Vietnam che è il produttore che non è certificato, il nostro fornitore diretto. Se la nuova fornitura dal Congo sarà confermata, mancherà la tracciabilità fino alle foreste con il supporto delle fatture. Per l'MDF e lo sfogliato, per quanto riguarda il rischio di illegalità a livello di tutte le foreste nei paesi di origine possiamo concludere a basso rischio. Tuttavia, dovremo adottare misure per poter verificare e giustificare un basso rischio di mescolamento all'interno dello stabilimento in Vietnam. Abbiamo fatto dei buoni progressi. Attendo con ansia il nostro nuovo catalogo. Possiamo aggiornare questa riunione. Tornate tutti pure al lavoro. Grazie.